Bella, me magno una caramella mentre sbaciucchio una modella e mi mangio un poco di cannella mentre compro alla bancarella. Wow, date una medaglia a quest'uomo. Ciao bolletti, bentornati in questo fantastico video. Che idiota. Non mi piace quando faccio troppo lo scalmanato, perché mi ricorda tutti gli altri youtuber che fanno invece io sono un po' più easy, ok? Se siete su questo canale sappiate che io sono un po' più tranquillo. Non sto qui tipo a fare ciao, sono Electric Bear. Ehi, sono Electric. No, questo non è il canale giusto se cercate questo, ok? Qui siamo un po' più calmi, scegliamo un po' le parole giuste, i discorsi giusti da fare. E oggi qual è il discorso che facciamo? Beh, oggi, perché sto ballando, non lo so. Oggi siamo di nuovo qua per tre parole, un disegno. Ma in questo caso questa è la Pokémon Edition. Cioè, invece di fare tre parole, un disegno, faremo tre Pokémon, un disegno, e li fonderemo insieme. Sì, non è fantastico, non è magnifico? Beh, io ho trovato qua un random Pokémon generator. Quindi io schiaccio generate, quello mi genera 6 Pokémon, da quelli ne scelgo uno, ok? Poi li rigenero, da quelli ne scelgo uno, li rigenero, da quelli ne scelgo uno. Perché mi permetto questo poco di scelta? Perché almeno cerco di mischiare cose che ispirano un po' la mia fantasia o di cui mi piace il colore, non so. Cioè, è difficile mischiare qualcosa con un colore totalmente diverso da un altro. Cerchiamo di mantenere, no, le cose per bene. Quindi iniziamo col generare e abbiamo un Volcarona, Gulpin, Shellder, Electabuzz, Rhyhorn e Groudon. Io andrei con Electabuzz perché mi è sempre piaciuto. Electabuzz è stato uno dei miei Pokémon preferiti fin dall'inizio. Lo schiaffo qui dentro così ce l'ho sempre bello presente. Andiamo a generare il prossimo gruppo di Pokémon. Generiamo, abbiamo un Seedot, Hippowdon, Golisopod, Gorebyss, Bellsprout, Slowking. Non so quale mi ispira, non mi piace nessuno. Cioè, mi piace molto Golisopod, però non vorrei che venga un Pokémon troppo figo, troppo tosto, cazzuto. Voglio un po' di stupidaggine. Prenderò Seedot perché dai, c'ha la faccia simpatica. Anche questo lo andiamo a mettere qui, lo mettiamo vicino all'Electabuzz. Prossimo gruppo di Pokémon da generare. Generiamo, tac, un'altra volta il Volcarona, che palline. Buneary, Hitmonlee, Cubone, Butterfree, Meloetta. Quale prendo? Non lo so. Essendo sempre di stampo umanoide, potrei prendere Hitmonlee. Sì, perché se prendo Butterfree è scontato che poi metto semplicemente delle ali da farfalla, no? È un po' scontato. Ma prendiamo Hitmonlee e vediamo cosa viene fuori. Lo schiaffiamo qui dentro il nostro caro Hitmonlee e possiamo iniziare a disegnare. Quindi quello di Hitmonlee sembra essere un guscio, quindi inizierò ispirandomi al guscio di Hitmonlee, ok? Da questo guscio però non escono delle braccia tipiche di Hitmonlee, ma farò uscire quelle un po' pelose del nostro caro Electabuzz. Lo stesso farò con i piedi, quindi li farò uscire sempre dal guscio, tipo i piedi di Electabuzz. Non mi ero mai accorto di quanto fossero strani i piedi di Electabuzz, sono quasi dinosaureschi. Me li immaginavo, me li ricordavo un po' più mammiferi, tipo. The good shit and the mask me the bullshit. Ci sono due coccobirilli e un Electabuzzango. Un Hitmonlee reale, un Seedot che è totalmente fuori luogo. Electabuzz ha queste macchie, no? Tipo tigre, strane, no? Quindi ce le mettiamo. E adesso andiamo ad aggiungere quello che ci manca, ovvero la parte Seedot. Quindi qui andremo a mettere la testa a forma di guscetto di ghianda. Molto molto carino il nostro piccolo, la nostra fusione di Pokémon che ancora non ha un nome. Forse dovremmo iniziare a darglielo. Oh mio Dio, è mio figlio, ma non è bellissimo? L'ho creato io. Oh, amore di papo. Andrai a scuola, ti imboccherò da mangiare, ti porterò a giocare al parco e tutti i bambini ti invidieranno o scapperanno guardandoti, questo non lo so, perché non sei proprio bellissimo, ma papo ti ama lo stesso. Io ti amo lo stesso, giuro. Direi che possiamo iniziare ad inchiostrare questa bellissima creatura. Io non so se ho mai visto una creatura più bella di questa, non so voi, eh. Bella, me magno una caramella mentre sbaciucchio una modella e mi mangio un poco di cannella mentre compro alla bancarella. Wow, date una medaglia a quest'uomo. Wow,
bella. Me magno una mozzarella insieme ad una pollastrella. Oh yeah. Con cui faccio una scappatella. Perché è proprio una puttana. No, come non detto. Minghia, sto starnuto. Ok, cari signori, a me mi sembra che ci siamo. Adesso andiamo a colorarlo. Andiamo a colorare questo bellissimo Hitmonlee Tabaz Dot. Adesso andrò a riempire tutto di giallo. Poi vado a prendere il marrone Hitmonlee, che me lo rubo proprio spudoratamente, e vado a colorare il resto del guscio del corpo. Wow, that's what I'm talking about. Wow, wow, bella. Vuoi giocare un po' con i riflessi, con i colori. Quindi adesso vado a selezionarmi questo bel marrone con cui sto lavorando e vado a creargli direttamente qui un po' di ombre, eccetera. Mi sa che farò lo stesso con il giallo. Giocherò un po' con i colori e vediamo cosa esce fuori. Oh, ho perso più tempo del previsto per divertirmi con i colori. Quant'è che sto registrando? Vediamo un po'. 38 minuti, quindi questo è il disegno che per ora ci ho messo 38 minuti a portarlo avanti. Vediamo fin dove arriviamo con il tempo. Andiamo a finire di colorare il resto degli elementi, quindi abbiamo le unghie, gli occhi alla Sidot e il guscetto, il cappellino a forma di guscio di Sidot o di ghianda. Devo ammettere che quando si colora così però è molto più uno spasso. Cioè ci vuole più tempo, ma ti diverti molto di più a colorare così piuttosto che con la selezione, come abbiamo spesso fatto. E poi il risultato si vede che è molto più realistico, ha una qualità molto più alta della selezione con l'azzo. Quindi ecco, se avete tempo, se anche voi siete disegnatori in erba digitali, beh, perdete tempo un po' di più sperimentando con i colori, giocando con i colori, sovrapponendoli, mischiandoli. Come vedete, io qui ho scelto una luce calda, comunque sia intensa, dai lati o un po' da dietro, di fronte quindi ho l'ombra, ma dove c'è l'ombra non c'è solo ombra, di solito c'è una luce di riflesso che in genere è fredda se la luce esterna è calda. Ecco perché qui abbiamo la luce di riflesso fredda e anche sulle gambe, sulle braccia, e fa pompare tutto più fuori. Ed è la stessa cosa che farò adesso con questa parte qui di occhi. Quindi seleziono un colore molto più scuro e vado a giocare con il colore per fare l'ombra, piano piano. Ok, secondo me qui ci siamo. Adesso andiamo a prendere il colore del guscetto, che è grigetto. Riempiamo il tutto di questo bel grigetto, questo bel grigetto. Oh, ma non è bellissimo questo Hitmonlee? Wow, sono sorpreso di me stesso. Quanto tempo ci ho messo? 46 minuti, ma è bellissimo. Sono estremamente soddisfatto. Wow, best Pokémon ever. Qualcuno chiami adesso la Game Freak e dica loro che c'è un nuovo Pokémon, che al prossimo lancio questo deve essere la mascotte, capito? Sarà, c'è stata Sole e Luna, adesso quando ci sarà Galassia e Universo, qualunque nome avrà il prossimo Pokémon, beh, questa sarà la nuova mascotte di quel Pokémon. E non ci saranno le mega evoluzioni, ci saranno le mega fusioni, e questa sarà la protagonista, signori. Ok, non fantastichiamo troppo. Intanto pensiamo a firmarla piuttosto, che è meglio, a fare anche un minimo di sfondo, perché no?
com'è carino questo sfondino così fatto proprio al volo. Veloce, veloce, eh. Ah, salviamo questo signor Hitmon Lee qui. Questo è il 19° disegno fatto in questa cartella almeno, che non era dedicata a questa, ma va bene. Aspetta, ma possiamo salutare un polletto questa volta con questo disegno, visto che un po' che non lo facciamo? Ed ecco fatto, siccome era un po' che non salutavamo qualcuno, abbiamo anche salutato qualcuno, salviamo il tutto e lo pubblichiamo su Instagram. Beh, polletti, spero che questo disegno di tre parole, un disegno, vi sia piaciuto tantissimo. In realtà, tre Pokémon, un disegno. Non so se si è visto o si è capito, ma io mi sono divertito da morire. Mi è venuto davvero fuori un disegno che adoro. È bellissimo, guardatelo. Io vorrei questo Pokémon. Porca miseria. C'è là fuori un modellatore 3D. Fatemi il 3D di questo Pokémon, per favore. Oh mio Dio, un'action figure di questo Pokémon, ma sarebbe bellissimo. Ok, bando alle ciance. Se vi è piaciuto questo disegno, questo video, mi raccomando, mostrate un po' d'amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Condividete questo video a me, a vostra mamma, a vostro fratello, a vostro zio, se mi volete bene, se volete aiutarmi, non lo so. E ricordatevi che questo era Electric.